non c'è più una via d'uscita. Oggi si fa la storia, ma quella vera. Benvenuti alla bella della finale scudetto femminile. È Bitonto Tiki Taka, l'ultimo atto, quello decisivo. Vanin Tampa, prova un diagonale per Cortés, non c'è quella linea di passaggio, ci sono le mani di Castagnaro. Lancia lungo per Renata, spazio per Renatina, la volée di Renata Damatti, il Bitonto avanti a 7 minuti dall'intervallo, il mancino fatato, magico, splendido di Renata Damatti, una carezza al pallone per l'1-0 del Bitonto. Vanin diagonale, ottimo intercetto di Renatina che ripropone, passa, diventa un 3 contro 1, palla per Lucy, lei a secondo palo! Diana Santos copia e incolla col gol dell'1 pari di gara 2, segna Diana Santos, scappa sul 2-0 il Bitonto. Attenzione a Lucy Leia, sono transagonistica il Bitonto che però si fa trovare un po' scoperto. Vanin! Fenomeno! Dal nulla rimette in gara nel punteggio ed emotivamente il Tiki Taka a 1.50 dall'intervallo, il fenomeno scende in campo. Deborah Vanin 2-1. Renatina, Diana, pallone in angolo, Lucy Leia, difende con Cortés, Vanin e Bertel. Eccola! La regina! 3-1 per il Bitonto, l'abbiamo aspettata per 3 partite. Non si fa pregare dopo 30 secondi di superiorità. Rimette al massimo vantaggio il Bitonto. Destro di prima intenzione, sotto l'incrocio lontano, il dito al cielo e Lucy Leia porta sul 3-1 il Bitonto. Sciascio. Cortés. De Siena. Cortés. Sciascio verticale, Vanin si gira, Vanin suola, calcia ancora e sempre Deborah Vanin, 3-2 a rimetter nuovamente sotto il Tiki Taka, fenomeno. Close out di Diana Santos, battuta veloce, Vanin fa riuscire, Tampa da lì può calciare, sceglie ancora Vanin, angolo, Sciascio, spazio, rimorchio, la porta è vuota, Lucy Leia calcia, Lucy Leia, la doppietta di Lucy Leia, 4-2 per il Bitonto a 5.5 dalla fine, l'abbiamo aspettata, l'hanno aspettata tutti qui a Bitonto e le risponde presente con 2 gol pesantissimi, 4-2. 2 gol di vantaggio adesso da difendere per la squadra di Marzoli a 5 minuti dalla fine, mentre stiamo per entrare nell'ultimo quarto della ripresa. Chiama a giro Vanin, il pallone corto per Tampa che calcia in maniera debole, la porta ancora vuota, Renatina di punta, Renata Damatti, 5-2, scappa il Bitonto, un gol dal sapore dolce, un gol che avvicina il Bitonto allo scudetto, 5 minuti alla fine, portiere di movimento messo, 2 gol presi, massimo vantaggio del Bitonto, 5-2 parziale. Calcia Vanin, la porta è vuota, Renata spinge in porta, il gol più facile della sua carriera, è il 6-2, è il game set in match, è lo scudetto del Bitonto, tripletta per Renata Damatti, il trionfo del Bitonto. Il Bitonto è campione d'Italia, suona la sirena, parte la festa ed è double per la squadra del presidente Intini, per Gianluca Marzuoli sulla panchina, una stagione perfetta da incorniciare, ha sudato fino alla fine per vincere lo scudetto in gara 3, alla fine è arrivato il 6-2 in gara 3 dopo la frustrazione di gara 2, non era facile rimettere insieme i pezzi, riassemblarli e far questa partita qui comunque di sofferenza, perché non inganni il risultato, ma il 6-2 è un risultato largo per quello che ha detto il campo. È tutto pronto per la coppa, sta arrivando fra le mani della regina, consegnata dal vicepresidente vicario della divisione calcio a 5 Leonardo Todor, dal consigliere Umberto Ferrini. La coppa arriva nelle mani di Lucy Leia, Renner Minuzzo, foto di rito, in posa, un sorriso e adesso è tutto pronto per la festa del Bitonto che è campione d'Italia per la stagione 2022-2023, è festa grande!